Siamo sempre ospiti di Bella Ischia, cui ringrazio. Passiamo all'ultima parte del nostro giornale. Presentata a Cappuccino alla Festa del Cross 2016, si terrà a Gubbio tra il 20 e il 21 febbraio con oltre 2500 atleti e la diretta su Rai Sport. Al Parco Terra Cappuccino si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della Festa del Cross, che si terrà a Gubbio tra il 20 e il 21 febbraio con oltre 2500 atleti e una diretta Rai Sport per le due giornate. Presenti tra i numerosi ospiti il campione olimpico Stefano Baldini. Sulla foto infatti vediamo i personaggi più importanti della Gubbio Runner. Abbiamo visto poi, passiamo invece alla musica, Tom Piergam, rock storico e naturalistico. Giuseppe Pierotti racconta la storia della band gubina presente con video nel web. Di gruppi musicali capaci di produrre una buona musica ne è pieno il mondo, ma di gruppi capaci di unire buona musica e location suggestive se ne contano sulla punta delle dita. E il gruppo musicale Tom Piergam, composto dai gubini, ne è un esempio lampante. Ci piace infatti realizzare musica in varie situazioni anche audio-video. A tal proposito abbiamo scelto delle location inerenti alla nostra musica, delle cornici pertinenti alla composizione melodica dei pezzi. È tuttora una piacevole e continua ricerca per dare visibilità ai territori del nostro circondario così ricchi di storie e suggestioni, magari non conosciuti da tutti. E questo infatti è proprio uno dei componenti della band. Abbiamo visto poi a pagina 18, i nostri lettori possono ammirare la bellissima fotografia scattata dal fotografo gubino Simone Grilli, che ha fotografato la modella Caterina Cappannelli in uno scatto vintage che sintetizza la filosofia di cronaca gubina, cultura e tradizioni. E infatti è sempre più difficile fare informazione, il giornalismo ha piano piano perso la sua funzione sociale e culturale. Negli ultimi anni è diventata sempre più difficile fare informazione, la tecnologia esasperante, i social network con la loro carica di superficialità, la perdita dei valori classici e l'esercito degli arrivisti hanno progressivamente spogliato il giornalismo della funzione culturale e sociale che gli era propria. Cronaca Gubina è un prodotto artigianale di tutto Gubino, dal primo all'ultimo passaggio. Noi stampiamo a Gubbio e ne siamo fieri ed entriamo nelle case degli gubini con la leggerezza del sorriso, con la consapevolezza del lavoro fatto bene, con semplicità e umiltà, mai arrabbiati, mai contro e sempre a favore della città e dei suoi rappresentanti più genuini. È difficile credere, sposare una linea editoriale e mantenerla, essere forti, essere liberi, scrivere pagine che emozionino i lettori, dove non sia soltanto la notizia e il contenuto, ma possa esserci spazio anche per la cultura e la letteratura. Io credo che tutto questo dipenda dal presente, dalla sua mancanza di spessore etico. Occorrerebbe una grande rivoluzione, ma chi la combatterebbe? Siamo giunti al termine della presentazione video di Cronaca Gubina numero 42, ringraziamo ancora Bella Ischia per l'ospitalità e diamo appuntamento ai nostri lettori a novembre in occasione della distribuzione di Cronaca Gubina numero 43. Arrivederci.